la strada della Forra, uno scorcio incantato dietro il lago di Garda, sembra una scenografia di Gardaland. Si passa dentro la montagna e niente, è romantica oggi sta giornata. È un po' l'autunno che ispira queste mie parole, la fine del sole e della spensieratezza estiva ci porta in questi luoghi anche con la mente. Vedrete tra poco, non conterà più il fatto di essere in moto, di essere a piedi, sembrerà di volare dentro le montagne tra i folletti e le fate. E questo è l'ingresso del magico mondo, questo semaforo rosso al verde ci lascerà entrare nella pancia di questo monte che chissà quante storie ha da raccontare. Stiamo per entrare nella gola profonda della montagna, dove epiche storie e avventure si sono consumate, dove draghi, fate, principesse e nani, perché i nani ci sono sempre in tutti i racconti fantasy, chissà se potessero parlare queste rocce, di quali cavalieri e di quali avventure ci potrebbero raccontare. E il lago di Garda di nuovo, in questa atmosfera surreale, circondato dalle nubi, dai contorni sfumati, che ci proietta come un ponte tra il nostro mondo e un altro mondo, quello dei sogni dove ogni realtà è possibile. Anche quella dove io mi incastro su quel guardrail. Riuscite a percepire il romanticismo di questa strada? Anche questo è il lago di Garda, dove mari e monti si incontrano per darci queste suggestive atmosfere e sensazioni che solo i più romantici fra di noi possono provare. Molto donna questo commentario che sto facendo, in questo momento mi sto sentendo molto J.K. Rowling, ma magari mi sento molto donna in questo momento mentre vi racconto queste mie parole e lascio scorrere la frullina dentro questo tunnel. All'uscita troveremo la luce come la gioia più pura nel cuore di un motociclista che guida la sua frullina verso un futuro raggioso, radiante, migliore, verso un futuro migliore. Rientra anche oggi dopo una giornata passata in moto,
con una sana compagnia di motociclisti in questo scenario del Garda che ancora una volta ci fa da struttura per la trama dei nostri racconti. Andiamo verso Salò. Per chiudere questo video romantico vorrei suggerire a tutti quanti un film altrettanto romantico. Sono i 100 giorni di Sodoma di Pasolini. Dopo questo video dovete vedere necessariamente quel film, se non lo conoscete già, in modo da poter far sedimentare in voi tutto il romanticismo che ho espresso in questi pochi minuti in cui siamo stati assieme. Alla fine del tunnel questo video terminerà e a noi non resterà che augurarci di avere la fortuna e il privilegio di poterci incontrare ancora. Io vi saluto, mi congedo da voi e mi auguro di rivedervi nel prossimo video.